Nuovo tour di due giorni nel Teramano per il leader della Lega Matteo Salvini, ancora in Abruzzo per la campagna elettorale delle regionali del 10 febbraio. Nei comizi tenuti in questi due giorni il vice premier ha snocciolato tutti i cavalli di battaglia del governo e il programma del partito per l'Abruzzo, ribadendo la scelta del candidato Marco Marsilio. Questa è una terra che ha sofferto tanto perché il PD l'ha presa per una succursale di interessi romani. È una terra orgogliosa che si è sempre rialzata anche dopo catastrofi, terremoti, sciagure, quindi merita tanto. Vedo un PD e una sinistra che ormai non c'è quasi più, e la scelta di cambiamento io la sento in tantissime piazze abruzzesi, è fra il centrodestra, fra la Lega e i 5 Stelle, con la differenza che la Lega e il centrodestra governano da anni comuni e regioni, dove la sanità funziona, i trasporti funzionano, le scuole funzionano, le tasse sono ridotte, quindi il 10 febbraio mi sembra che la scelta di cambiamento sia chiara ed evidente. Sono molto fiducioso. Potrà nevicare, potrà esserci il sole, ma sento che tantissima gente il 10 febbraio andrà a esercitare il suo diritto di voto. E poi è ovvio che non è un sondaggio, perché i sondaggi sì, mi dicono che la Lega è forte, il primo partito, però questi sono voti veri, sono donne vere, uomini veri, e quindi sarà un voto che ci darà anche molta più forza a livello nazionale, anche perché sono 1.300.000 abitanti, non è una piccola regione, quindi non vedo l'ora che arrivi domenica. Nella sua visita a Giulianova, il vice premier ha indossato la maglia giallorossa durante il comizio regalata da una sua militante con scritto Matteo Salvini 1, il capitano. Situazione che ha suscitato diverse polemiche sui social, su cui è intervenuta anche la società del Real Giulianova, che in un post sul proprio profilo Facebook ha deciso di prendere le distanze, dichiarando che di capitano ne abbiamo uno solo e il suo nome è Federico Del Grosso. L'Italia è bella perché è il paese degli 8.000 campanili, poi anch'io sono tifoso, e quindi, però fortunatamente sul calcio si scherza, poi quando c'è in ballo il futuro di una terra, il lavoro, la sicurezza, l'immigrazione, le pensioni, le spiagge abruzzesi, le montagne abruzzesi, io accolgo con onore i regali che città per città mi fanno, e quindi è bello che ognuno si senta legato ai suoi colori, al suo santo patrono, alla sua squadra di calcio, però il futuro dell'Abruzzo è più importante di una maglietta.